Un mini saluto da Dark, Ila e Mino. Ma prima sigla. Ben ritrovati nella Agrarian Sky, alla fine della Agrarian. Proprio alla fine. Comunque. È proprio finita. Andiamo al dunque dell'episodio. Cosa andremo a fare oggi? Come da titolo vi facciamo vedere come si fa una farm di pink slime. Esattamente. È un pink slime. Ovvero, slime rosa. Ovvero qui. Aspetta, c'era una quest. Sinistra. Ok. Tutto giù, tutta a destra, tutta a sinistra. Sì. Era qui che bisogna fare il pink slime, per questo. Sì, per il laser. Ok, per laser drill pre-charged. Bisogna fare il... Lo slaughterhouse che cosa fa? Ammazza le mucche e dalle mucche esce la carne liquida e il pink slime. Eccolo qua. Si fa così, bam, subito, guarda come carne ho imparato. Come ho imparato subito a usare l'autocrafting, eh? Bellissimo. Non è l'autocrafting quello. Come no? Questo è l'autocrafting. No. Yeah. Sto usando la Ney. Vabbè, però questo è... Va bene. Ok. Cosa bisogna fare? Bisogna metterlo qui. La metto dove vuoi. Però aspetta. Non la mettere, sennò le mucche escono. Aspetta un attimo che prendo le pens. Questo leviamo. Cosa fa la Slaughterhouse? Aprila. Ovviamente, come tutti i macchinari della Main Factory, vuole energia. E va bene, ok. Now. Ok, energia. Vedi che ha due tank di liquidi, perché? Perché al primo tank c'entra la carne liquida, ok, che uscirà tantissima, perché ovviamente le mucche quando le uccide esce la carne liquida, e in piccola percentuale il pink slime. Ok, è appunto quello che serve. Perfetto, a voi quello che serve, quindi bisogna, diciamo, avere anche un po' di fortuna per averlo. Esatto. Però sì, intanto la carne liquida ti dà cibo. Esatto, sì. Ah, la compatti ti dà anche i blocchi di cibo che ti danno un bordello. Oh, okay. Stanno girando tutte le mie mucche. È morta, esatto. E non ti uccidono anche un po' di pink slime per adesso, perché non hai fortuna, quindi aspetta che worka di nuovo. E ba-boom! Uccide. Eccolo qua, un po' di pink poverine. Però vi serve un output, quindi il cavo messo così again. Infatti, serve un output di liquidi, quindi mettete un fluiduct e due tank, uno che sarà per la carne liquida e una che sarà per il pink slime. Ok, attivatevi. Ma e come si fa per farle? Ok, qui te li dai da mangiare. Sì. Quindi ragazzi, questo qua vedete, li dà da mangiare, loro si riproducono, fanno tanti, esatto, cuoricini. Tanti cuoricini. E poi di là vengono a morire. Quando lo slaughterhouse ticca, quindi ogni 200 tick. Ok. E ricordiamo che ogni secondo è 20 tick. Lui le killa. Perfetto. Quindi allora, fluiduct, te lo stavo già facendo. Mio, guarda, vieni qua. C'è molta più carne liquida che pink slime, ovviamente. Fluiduct, sei già lì? Ce l'ho io. Allora, dove li devo mettere? C'è molta più, esatto, dove carne liquida è normale. Ok, bello, però guarda, bello. Ok, mi sa che bisogna fare più mucche. Oh, io gli ho dato da mangiare. Ho già finito. Scoppiamo. Andiamo, tutto. Apriamo il servo, gli mettiamo qua. Ci va solo meat. Ok. Ok. Invece di là. Poi qua ci mettiamo questo e in automatico ci va solo il pink slime. Perfetto. Ops. Il pink slime potete prenderlo soltanto quando avrete 1000 millibucket, cioè un secchio. No, però è quasi, siamo a un quarto. A 200. Siamo a un quarto, quindi va bene. Bisogna solo fare un casino di mucche, quindi esatto, sì. Vabbè, le mucche sono qua. Quindi ragazzi, guardate a mo' se volete farlo anche voi. Questo, mi raccomando, è nella 1.6.4, però c'è anche nelle altre mod dove viene cancellata questa cosa. No, c'è. Anche nella 1.7.10? Certo. Quindi potete farlo, quindi qui vi ci vuole un breeder che appunto vi... Breeder. Vi spara la pium, il grano in faccia alle mucche per... Dite, accoppiatevi e io mangiate. Io vi do un consiglio. E qui fanno tanto... Per non finire tutte le mucche, dovete fare... Allora, innanzitutto lo spegniamo. Un recinto. No, a parte il recinto, fate un chronotyper. Fatelo, per favore.
Chronotyper, perfetto. Uno e uno, due. Dentro. Eccolo qua, attenzione, fatto il Chronotyper. Infatti vedete ragazzi, anche per fare questo ci vuole un po'. Quindi massimo... non me lo prende. Io non l'ho preso. Ok, ora l'ha preso. Perfetto. Ok, signor Dark, dove va messo il Chronotyper? TP Mino. Il Chronotyper va messo qua. Aspetta, prenditi un po' di fence prima, se no esco. Ce li ho io. Ok. Là in mezzo va messo. Allineato. Aspetta che arrivo. Al coso qua. Come ok, ce l'hai te, lascia, fallo te. Anzi, ce l'ho io. Ok, adesso aprilo, Mino. Tu puoi scegliere, muovi adulti o muovi baby. No, no, muovi adulti, quindi quando tutti gli adulti verranno spostati. Ah, però... il contrario, perché la parte che lampeggia è la parte che agisce, in teoria, vedi? Questa qua. Ok, però non li sposta. Cioè, lui è grande e non lo sposta. Aspetta che magari ha bisogno che... Vediamo un po' che appena viene spostato e quindi funziona, finiamo questo video tutorial. Aspetta. Eccolo. Tutto un po' fuori. Spostato, però quindi bisogna farne altri. Perché non so. No, ne basta uno. Sicuro? Sì, ne okay. Basta uno. Va benissimo. Perfetto. Quindi, ragazzi, la farm funziona. Quindi appena tipo ne mettete tantissimi qua, vanno tutti di là e di qua vengono uccisi. Fate tanto pink slime. Cosa succede poi? Ve lo spiego a parole perché purtroppo, come vedete, non possiamo farvelo vedere. Arrivati, come ha detto prima, Dark a 1000. Millibucket, non mi veniva il B cos'era. Si prende appunto un secchio, mettendocelo davanti qua, no? Col secchio si raccoglie. Si mette per terra. Per terra viene creato appunto uno slime rosa. Voi lo uccidete e da lì prendete le palline. Fine della cosa, quindi diciamo la parte dopo è facilissima. È la parte prima che è un po' difficile. Quindi spero nel prossimo video di farvi vedere a modo che funziona tutto per bene. Quindi di aver fatto la quest. Ci vediamo in un prossimo episodio da Mino, Mina e Dark. È tutto, linea. Allo studio. Ciao ragazzi. Ciao. Ah, PS, ultima cosa. Potrebbe tornare meglio far... com'è che si chiama il macchinario quello in mezzo, scusate? Il Chronotyper. Il Chronotyper fa spostare i bambini. Così almeno da questa parte qua, le mucchine, così da questa parte qua che sto vedendo io, ci sono gli adulti che si accoppiano. Quando si accoppiano il bambino viene trasportato di là, così di là cresce. Quando di là è grande viene ucciso. È brutto da dire, però potrebbe tornare meglio, così almeno avete sempre adulti che si accoppiano e fanno figli, quindi all'infinito. Quindi non dovete aspettare, forse questa cosa è più veloce. Comunque decidete voi come volete farlo. Tranquillamente, non ci sono restrizioni. Ve l'ho fatto vedere in tutti e due modi. Comunque, siamo arrivati a 560. Yeah, yeah. Ciao.